Siamo con la vedova nera Black Widow direttamente dopo Capitan America, ma non solo. Vero. No, anche The Avengers tra poco al cinema, quindi ci vediamo. Un altro film della Marvel sugli Avengers. Sì, esatto, Age of Ultron. A Natale? No, tra una settimana. Ah, esce proprio adesso? Sì. Ah, già, è vero, scusa. Come si chiama? The Age of Ultron, giusto? Avengers e Age of Ultron. Benissimo. Siamo al Cosplay 2015 di Roma, la prima volta che vieni qui? No, la seconda. Sono già stata aprile 2014 e questa è la seconda volta. Sono con quelli di Marvel Cosplay Italia perché abbiamo la sala delle armature di Iron Man. Infatti vedo un bel cosplay, fatto bene, no? Grazie mille. Regia inquadra bene nei dettagli anche, vedete? Questi sono proiettili. Proiettili, esatto. Che lei molto nel agile. Fumetto li lancia. Ah, li lancia? Sì, esatto. Proprio con le mani, no? No, sono... sparano. Poi abbiamo dietro le pistole. Sempre inseparabili da queste. Sono le mie migliori amiche adesso. In simil pelle. Ecopelle, sì. Ecco il marchio della... Lo shield. E... Perché poi nel Capitan America, ecco, vediamo anche dietro le sacche... Tutto quanto, ecco, vedete i stivali, molto bello. Grazie mille. Molto bello. Anche i capelli riprendono molto appunto quelli di Scarlett Johansson, no? Tra una delle attrici più amate, no? Io la adoro. La adori? Sì. Somiglia anche un pochino. Grazie mille, un gran bel complimento, visto che è bellissima. Tu di dove sei? Toscana? Sento. Sì, Livorno. Livorno. E dunque, è la prima volta che fai dei cosplay, no? Fai spesso. Quali sono stati i tuoi precedenti cosplay? Allora, la vedova è il secondo anno che la porto. Poi ho fatto Katniss da Hunger Games e Irene Adler da Sherlock Holmes, il film. Quindi sempre film abbastanza. Sempre film, i fumetti purtroppo non li leggo più da un po'. E... Non hai le lenti a contatto, no? No, sono miei. E allora giuro. Sono suoi, giura, ha giurato. E chiudiamo con gli occhi della vedova nera, attenzione che mozzicano, come si dice? Morde, come si dice? Mordo. È velenosa. Ciao, grazie a voi. La terza persona.